Ciao a tutti, bentornati a Castiglia Europa Universalis Master and Servant. Va anche detto tutto al contrario, quindi Master and Servant Europa Universalis 4 Castiglia. Stiamo andando abbastanza spediti perché siamo in pace e voglio conquistare, esplorare in realtà queste zone qui dell'Africa. Forse ancora prima di andare da questa parte, il nuovo mondo, non so se lo perseguiterò durante questa partita. Siamo messi male di prestigio e abbiamo bisogno di punti diplomatici per scoprire la seconda idea. Intanto ho ridotto l'inflazione, che adesso è bassa, e questo ci ha dato un income un po' più alto. Abbiamo un costo ancora abbastanza esoso dovuto al maintenance delle armi, perché comunque ci sono questi eserciti fermi qui che ci serviranno sicuramente. E poi che altro? E poi che altro? Advisor costicchiano, però ci servono. Cosa succede qua? Attenzione. Allora, il clero. Sì, beh, allora, costa meno la stabilità e sono due, potrei portare a tre. La potenza dei missionari va più uno, questo ci interessa. Questo mi piace. E il clero va 70%, non è tanto. Oppure guadagnare 10% di prestigio. Prima di scegliere questa cosa voglio vedere gli estates, perché a me interessa adesso avere dei punti diplomatici. E secondo me... cos'è questa? Ma che figo! Castile gets new war mission. Bello, bello. Missione nuovo mondo. Bello. Vabbè. Troppa influenza, non posso. Voglio amministrativi, a me servono diplomatici, quindi diplomatici ce li danno questi. Non lo posso fare fino al 97, ben ben, quindi devo guadagnarmeli tutti con degli eventi, non finirà più. Ok, cosa succede? Prestigio oppure questo? Quasi, allora, prestigio sono messo di merda, prestigio negativo mi rovina tutto, quindi andiamo di prestigio. Tutta la vita ci serve questi punti perché eravamo veramente negativi. Quindi, sì, avete visto, dobbiamo in qualche modo andare avanti con le tecnologie e quindi andremo avanti con le tecnologie raccogliendo punti e tentando di non spenderli. E tramite States qualcosa possiamo guadagnare. Quello sì, potremmo. Questo mi piace un sacco. Magari me la studio. Potremmo avere punti diplomatici, in realtà no, adesso, anche questo 97, quindi siamo fermi. Ah, ma è quello che ho visto prima. Questo potremmo mandare un emissario. No, non ce li danno. E non ce li danno, quindi vabbè, abbiamo già usato, e l'abbiamo usato in fretta poco tempo fa. Per ottenere il rinascimento, questi punti, quindi in realtà ci sta tutta la cosa. E niente, lavoriamo di fino, quindi in attesa di questa cosa qua, nell'86, 4 anni ancora, a meno di eventi. No. Allora, perderemmo il mercante, quindi denaro, o punti diplomatici. Denaro, perché oggi ci servono. Sempre che non mi muoia il mio sovrano, che ha qualche cosa di interessante. Però è una merda. 000. Quindi, insomma. Nel frattempo che aspettiamo di ottenere i punti che ci servono, io vorrei... selezionare le cose che ci interessa sapere. Allora, abbiamo Austria e Portogallo. Dell'Austria non mi interessa un granché adesso, in realtà. Mi interessa abbastanza beccare quello che fanno recall, i marocchini e i francesi. In realtà mi interessano un po' tutti, però non è che posso avere pop-up in ogni punto. Mi interessano i francesi e i Moroc.
Ma metterli in ordine alfabetico? Forse è meglio. Pirati vili, vili, maledetti vili. Morok. Dove cazzo sono? Morok, ecco. Perfetto, così vediamo un po' che succede. Dateci dei punti, per favore, dateci dei gran punti, ci servono punti. Andiamo un po' più veloce. Nel frattempo Granada si sta convertendo, finiamo la missione, possiamo scegliere una nuova missione grazie a questo. E poi ci guardiamo un po' il potere militare dei marocchini, perché forse entreremo in contrasto con loro seguendo, ed è l'unica cosa che farò, mamma mia, ok. Potrebbe essere quella di seguire le lotte causate. Anzi, sono già in guerra. Sono già in guerra. Il Portogallo è già in guerra. Credo. No, non è in guerra. Era qualcosa che stavo guardando. Sì, il Portogallo probabilmente entrerà in guerra contro il Marocco prima o poi. Lasciamo fare la guerra loro, non ci interessa, ma per niente. Anche perché, insomma, noi non abbiamo tanta forza, non sto spendendo punti militari, denaro per l'esercito. E va bene così. Perché a me interessa qua, interessa andare giù qua. Però, dovesse aprirsi una guerra con il Marocco, tra Portogallo e Marocco, aspetterò che facciano tutto il lavoro sporco i portoghesi qui sopra. E io potrei andare così su a nord, spaccando le difese del Marocco, magari con, magari portando anche questi 10.000 qui, sì, con 20.000 uomini e fare ciao ciao con la manina, magari prendendoli anche dal double penetration, no? Si sa. Ok, abbiamo convertito la Granada, adesso è cattolica, quindi possiamo migliorare il prestigio. Possiamo diventare un controller papale. No. Continuare la reconquista. Che cazzo vuol dire? Cosa ci dà questo? Ah, no, interessante. Vabbè, prestigio di almeno 50. Siamo a 7. No. Controller papale, no. Qui ci direbbe, ci chiede di fare Tangeri, Melilla e Oran, che sono questo, questo e Oran, che sono però di interesse del nostro amico. Quindi a me di questo interessa poco. Adesso faccio così e aspetto delle nuove missioni. Qua lo prenderei anche Oran, nessun problema. Mi avrebbe dato anche dei claim probabilmente per prendere Oran, però non mi interessa in questo momento. Cioè voglio fare questa, voglio portare avanti questa parte qui. Poi ne parleremo della zona nord. E che mi si aspetta? Non voglio spendere per migliorare il territorio perché devo tenerli, qua sto andando forte. Abbastanza forte, mettiamola così. L'inflazione sta aumentando, ma non voglio spendere. Mi sto comportando veramente da tirchietto. Ma intanto mandiamo gente. Tanto che va, mandiamo gente in Francia. Va bene così. Il Papa, proviamo a mandare ancora qualcosa. Ok, vediamo se ce lo dà. Altre 9, perfetto. Il Marocco è messo così. Andiamo con Tlemcen. Vediamo le relazioni con la Francia. Siamo 190, col Portogallo 200, con Aragona 200, bravissimo. Con Napoli. Con Napoli? Ah, questo è il Duca di Borgogna. Napoli 200, perfetto. Quindi miglioriamo con la Francia, li portiamo a 200. E aspettiamo un pochettino. Ok, perdi 10 prestigio? No. Perdo. Questo è un casino, non posso ignorarli.
Qua prendo, perdo 1 stabilità, ok. E qua c'è una rivolta. Non voglio perdere 1 stabilità. Guadagno 5 di prestigio. I nobili diventano veramente sleali. E 18 reggimenti nobili mi beccano qua. E io sono messo malino. Non voglio perdere stabilità. Quanto mi costa stabilità? Vediamo un po'. Boost. No, costa un sacco. Non posso permettermelo. Non posso permettermi questo. Potrei mandare su questo e fottermeli. Vediamo di estate. I nobili perdono 10 di lealtà. Con questo guadagnano influenza. Influenza. Perdono lealtà. Guadagnano in realtà, ma non posso farla. Quindi rischio di avere poi la mia classe fottuta. Non posso. Mi sa che sono costretto ad andare sotto prestigio. Anche se, mamma mia. Veramente dura. Perché mi va 35. Dopo ho un disaster possibile. E non mi va benissimo. E non posso chiamare una dieta ancora per un sacco di anni. Quindi come cosa faccio? Sono fottuto. O perdo stabilità. Portando sul prestigio. Trade power più 2. Trade power più 1. O vado in negativo di prestigio. Perdiamo stabilità. Perdiamo stabilità. E adesso non sono in negativo, quindi me la posso giocare così. Sperando che non facciano altre cazzate, sti stronzi. Ok, non posso fare niente. Allora, perdo no, manca anche, sì, dai. È poco. Tunisi, siamo amici noi, vero? Sì. Improve, vai. Sabotto di stabilità mi ha un po' rotto le scatole, mettiamola così. Qui ci siamo quasi con la Quest of the New World e che è... Dobbiamo usare per spendere questi punti qua. No mission, ok. Controller, continua e reconquista ancora. Ok, questo. Solidifichiamo le nostre cose. Quindi opinione almeno 100, che abbiamo perso un sacco. Vabbè, ci proviamo. Dove sei, papà? Ah, ma non posso. Vabbè. Assorrate, papà, assorrate. Ecco, vedete, gli ottomani sono alleati con i marocchini, non che, bah, mi faccia molto problema, tanto non ci arrivano neanche con un razzo fin qua. Ci siamo quasi, per la Quest of the New World. Ok, nobili adesso hanno... Sono bassissima, qui se ne frega dei land. Hanno influenza buona, tutto buono. Vai, vai. 86, un anno e ci siamo. Portiamo fino alla terza, poi cambiamo. Quando ci riusciremo, cambieremo idea e andremo sull'espansione. Questo è il 97 che mi danno dei punti, quindi... Prossimo giro. Questo, oh, è una figata, ma tutta la parte del nuovo mondo. Bello, bello, bello. Cos'è questo? Cosa sei? Ma chi se ne frega? Posso? No, non posso comprare, ti sbagli. Non posso spendere nulla.
Devo stare sul tirchio. 86 settembre. Bene. Idea. Giugno. Perfetto. Allora, pago questo. Poi faccio due ciomponi. Prendiamo subito un esploratore che mi costerà dei punti probabilmente. Lo mettiamo a bordo delle quattro navi e andiamo qua. Una bella missione. E poi colonizziamo. Dovrei avere un colono. Colonist. Ma come lo spendo questo colonist? Boh, non so. Qua. Ok. Nuovo papa. Come sono messo io? Francia e Castiglia. Influenza. Ah, non male, eh. Non male, non male. Questo to gain, spendi 5 per influenza per essere il prossimo controller. Ma devo ancora capire che cosa mi porta essere un controller. Lo scoprirò. Bah, io ogni tanto lo faccio. Dai, 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 dai. Carica, carica. Prossimo mese, se non questo. A fatica. Va bene, rinnovo nuovo coso, nuovo monarca. Lui, dodicesimo, devo recall. Dobbiamo aspettare. I pirati di Marocco sono stronzi. Ok, dai, carica sti punti, maledetto. Vabbè, un po' qua. Cosa sei tu? Diploma. Me li faccio tutti amici. Tutti cari amici, amici cari. Ci siamo. Ok, quest for the new world. Ok, possiamo e lo facciamo. Vediamo se ci dà qualcosa qua. Come siamo messi col papa? Occupation? Quanto siamo messi col papa? Nant? No. Allora, maledetto, maledetti. Come siamo messi? Oh, non voglio vedere la parte di guerra. Si è messi malissimo. Allora facciamo così. Quella missione lì la cancello. Non mi interessa in realtà diventare amico del Papa, perché magari mi dà una missione interessante per quanto riguarda la riconquista, la conquista di quella parte lì del mondo. Posso fare adesso il mio caro. Allora, ne combat, queste sono le ship. Beh, non saprei, vado con questa, light ship. Lasciamo fare pirateria. Ok, e li facciamo tornare qui. Ok, nel frattempo io faccio un bel recruiting dell'esploratore. E abbasso anche la velocità. Ok. E lo facciamo da qui. Un nuovo esploratore. Mi costa 50 punti. Maledizione. Veramente. Non posso farlo fare agli estate. Contribution. Ministro. Ammiraglio. Che non è un esploratore. Yuwo? No, non ci interessa. No. No. Ministro, New World Mission? No. No, e qua? Conquistatore. Questo mi permette di avere un conquistatore con 40 di tradizione. Mi porta a 65. Il conquistatore cosa può fare? Non lo so.
Conquistatore. No, ammiraglio, conquistatore. Non è interessante, non è male questa cosa. Potrei assegnare il conquistatore ai signorotti là. E così da avere la truppa col conquistatore. Però a sto punto lo prendo da qua che mi costa 50 punti. Nicht funktioniert. Perché io li spendo qua adesso. Quindi li prendo dagli estates. Ok, Recruit Conquistator. Spendiamo qua. E con questa spesa io vi saluto al prossimo e vi do appuntamento al prossimo episodio. Chiaramente se vi è piaciuto mettete un bel pollicione. E durante il quale probabilmente in qualche modo arriveremo ad avere quello che ci serve per iniziare la quest del nuovo mondo. Ciao!